Emilie Ratajkowski, appuntamento hot alla Paris Fashion Week. Hot date per Emilie Ratajkowski alla Paris Fashion Week, che si lascia fotografare insieme alla collega di passerella Natalia Vodianova. Le due modelle sono super sexy per Dior, ecco il loro look e beauty look, senza dimenticare la borsetta che mostrano elegantemente agli obiettivi. Emilie Ratajkowski e Natalia Vodianova insieme per Dior. Un tripudio di bellezza e sensualità allo show di Dior durante la Paris Fashion Week grazie a Emilie Ratajkowski e Natalia Vodianova, le due modelle sono super hot e unite nel segno dell'amore, visto l'accessorio firmato dalla nota Maison francese. Ma partiamo dagli outfit delle due ragazze, che sono semplicemente fantastici e sensualissimi, ma con stili nettamente diversi. Emilie indossa un abito con una scollatura elegante e chic e allo stesso tempo molto sensuale, il panneggio bianco la avvolge delicatamente, lasciandole però la gamba sinistra quasi totalmente nuda visto lo spacco vertiginoso. L'allure complessiva del Dior look allude a tempi antichi, con un design che ricorda molto gli abiti delle dame medievali viste le maniche a cascata e le spalline finemente arricciate. Anche l'airstyle arricchisce di un sapore antico l'outfit della Ratajkowski, visto che i capelli, color cioccolato, sono raccolti morbidamente in un ciuffo, con una riga centrale ben definita. Natalia. Il suo vestito è totalmente diverso rispetto a quello dell'americana, la Vodianova, infatti, è ricoperta di piume dal seno ai piedi, con un abito screziato d'arancio. I capelli sono raccolti a chignon sopra il capo, con un'acconciatura molto raffinata e perfettamente attinente all'ambiente parigino in cui si trova, mentre il beauty look è leggermente più marcato rispetto a quello della collega. Emilie, da qualche tempo, preferisce un tocco nude e schietto, soprattutto sulle labbra, mentre la russa predilige una tinta piuttosto accesa per il rossetto e ombreggiature scure sulla palpebra mobile e fissa per dare profondità allo sguardo. In entrambi i loro profili Instagram le due ragazze scrivono che il loro appuntamento per Dior è davvero molto hot. Si riferiscono alla loro spiccata sensualità oppure all'accessorio che, orgogliosamente, mostrano entrambe all'obiettivo della camera? Probabilmente ad entrambe le cose e, per quanto riguarda la borsetta, ha proprio la forma dell'amore, due cuori, tenuti in mano dalle eleganti mani da modella delle due ragazze. Emilie e Natalia, che cosa hanno in comune? Le due supermodelle hanno sicuramente in comune una bellezza e una sensualità davvero spiccata, ma le loro vite, almeno al momento, sono nettamente diverse. Innanzitutto, nonostante sembri impossibile, Natalia Vodianova ha quasi 10 anni in più di Emilie Ratajkowski, e chi l'avrebbe mai detto vista la sua perfetta pelle di porcellana che risplende di luce propria? Ma ecco un'altra differenza, la 26enne è all'apice della sua carriera e sta promuovendo, oltre alla sua bellezza e alle sue collaborazioni con importanti casati di moda, anche tematiche sociali non indifferenti. La californiana, in effetti, si dichiara sex symbol e femminista e ha molto a cuore la condizione femminile nel mondo, soprattutto in merito a discriminazioni di genere. Anche Natalia, che invece presenta esperienze più mature in fatto di moda, è molto attenta a queste tematiche e si è totalmente votata a promuovere cause per i più bisognosi, in primis per i bambini russi. Cuore di mamma? Può essere, visto che, dall'alto dei suoi 35 anni, ha già 5 figli.